Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi abbiamo una nuova collaborazione. Questa volta si tratta di Sunpill, un brand che ho scoperto di recente. È bellissimo, i prezzi sono super accessibili e vende a parte sul sito, sul proprio sito online, anche su Amazon. E quindi, senza perderci troppo in chiacchiere, passiamo subito agli outfit che ho scelto per me e che voglio condividere con voi per darvi qualche ispirazione per outfit primaverili, perché la primavera è in full bloom. Qui ho tutte le cosine che mi hanno spedito e c'è una cosa che in realtà non avevo scelto io. C'è questa cosettina qua che adesso scopriremo insieme che cos'è. È praticamente un accessorio per i capelli che può essere usato in questo modo per legarli, diventa super elegante, oppure può essere usato anche come accessorio tipo cerchietto. Io non sono molto capace, ma mi ingegnerò e vi farò vedere qualche spunto con un accessorio simile. Tra l'altro ce lo vedo bene anche attaccato alla borsettina per dargli un tocco di colore. Molto molto apprezzato questo, mi sta piacendo un sacco, anche perché a tutti i colori primaverili, tutti proprio i fiorellini, azzurrino, arancione, rosso, di tutto. Passiamo ora al primo capo che ho scelto e l'ho scelto in vista proprio dell'arrivo dell'estate. Abbiamo un vestitino bianco in cotone con dettagli in crochet, molto carino, molto fresco tra l'altro, e guardate la meraviglia. Qua sulla schiena ha questo intaglio e quindi la schiena è tutta veramente scoperta. È bellissimo, un po' trasparentino, lo ammetto, per cui magari è più adatto per quelle giornate di mare, le giornate di vacanza e non tanto per la città, però è veramente stupendo. Lo proviamo insieme, così mi dite anche voi che cosa ne pensate. L'ho scelto di base perché tutte le estati ci sono tutte queste influencer che hanno esattamente questo vestitino qua e io sono perennemente invidiosa perché non lo trovo mai, e questa volta quando l'ho visto online da Sunpill l'ho voluto prendere subito. La qualità è comunque impressionante per quello che costa e veramente lo sto amando un sacco. Ho un leggero dubbio che mi stia un po' largo in vita, quindi proviamolo subito così ci rendiamo conto. Eccolo qua, è veramente bello come sospettavo. Mi sta in realtà bene, però un po' larghino, sì. Forse lo stringerei un pochino in vita, però per quelle giornate rilassate sta anche bene. Non serve proprio stringerlo, lo farei io, però ecco, sta bene anche così, è veramente carino. Guardate qua, non è meraviglioso? Vorrei farvi vedere anche la lunghezza perché non è troppo lungo, è poco sopra le ginocchia, quindi la lunghezza perfetta. E pensavo fosse un pochino più trasparente, ma in realtà no. Proprio non si vede nulla. È perfetto, mi sono già innamorata ed è solo il primo pezzo. Passiamo al secondo. Il secondo sono due pezzi perché in realtà secondo e terzo usano un pezzo unico per poi creare due outfit diversi. Allora, con il primo abbiamo una gonnellina e questa proprio mi è piaciuta subito, è stata una delle prime cose che ho visto e che ho scelto perché è veramente spettacolare. Questa gonnellina ha quadrettini marrone, grigio e c'è anche un po' di blu dentro e bianco. È perfetta, guardate qua che meraviglia. Adesso la proviamo, però già vedo che starà bene, questa non rischia di essere troppo larga. Fortunatamente, perché questo stile di gonnellina qua, se è troppo larga, poi non sta per niente bene. Da indossare insieme a questa gonnellina, ho scelto questo top che sto veramente adorando anche dal vivo, anche perché non mi convinceva molto l'idea che fosse 100% poliestere, però ho rischiato, l'ho preso. E al tatto non è col poliessere che soffoca la pelle,
è un poliestere fresco e penso che questo proprio riuscirò ad indossarlo anche quest'estate. Guardate qua che meraviglia, un top veramente stupendo. Adesso lo proviamo insieme alla gonnellina. Ed eccomi con il secondo outfit. Ammetto che la gonnellina è un po' mini, è un po' molto mini, per cui direi che è adatta solo per andare in discoteca e da nessun'altra parte, perché non ci si può presentare in questo modo, però la sto adorando. Probabilmente sposterei leggermente i bottoni, perché questa, a differenza del vestitino, mi sembra un po' troppo stretta, ecco. Forse bisogna spostare i bottoni, perché c'è qualche cosa che non va. Forse non è adatta per il mio booty, che è un po' più allenato, e quindi fa questo effetto un po' strano, però è bellissima, la sistemeremo, sposteremo i bottoni e sarà perfetta. In compenso il top è veramente spettacolare, lo sto amando così come avevo immaginato, e devo dire che anche questa cosa qua ha questa fascettina, questo bordino in silicone, per cui non scende giù e non si rischia di rimanere nude. Passiamo ora all'outfit successivo, che è composto di nuovo da questo top qui, e abbiamo però un'altra cosa, una cosa che è un po' inusuale vedere da queste parti. Abbiamo qualcosa di giallo. Io di solito il giallo non lo considero molto, perché è uno di quei colori che non mi piace molto, e forse perché penso che non mi stia bene, che non sia in palette. Però ci ho riflettuto e mi sono detta, se è lontano dal viso in realtà lo puoi indossare, perché non ti dà quell'effetto strano di cose che non sono nella tua palette. Per cui adesso li proviamo subito, perché devono essere spettacolari anche questi. Eccoli qua, sono dei bellissimi pantaloni gialli a palazzo. Questi li dovrò sicuramente accorciare, perché sono lunghissimi, e forse stringere un po' in vita. Questi sono taglia S e mi stanno un pochino larghi. Vediamo che taglio ho preso per le altre cosine. La gonnellina forse è una XS, il top è una S, e invece questo, il vestitino, non mi ricordo più, vediamo. No, scherzavo, ho preso tutto S, forse non c'erano XS, non mi ricordo. Però pensavo di aver preso XS, perché di solito XS è la mia taglia, però vabbè. Mi stanno bene comunque questi pezzi qua, però la gonnellina era un po' troppo stretta, mentre questi sono proprio un pochino larghi, e quindi sono da aggiustare. Ecco, non so se siete d'accordo con me, ma le cose più fitted sono anche più belle da vedere, rendono l'outfit un pochino più elegante e gli danno quel tocco di classe in più, mentre se sono troppo grandi o troppo piccole ti danno un po' la sensazione di essere una persona che non si cura tanto di come si veste e prende la prima cosa e la lancia addosso. Ma arriviamo ora all'ultimo pezzo, perché quando l'ho scelto era il mio preferito, adesso che lo vedo è di nuovo il mio preferito, e spero che quando lo indosserò sarà quello che svolterà questo video, perché è fucsia, è bellissimo ragazzi, guardate qua, il colore è veramente spettacolare, è un fucsia cangiante, quindi ha un pochino di riflesso blu, ma è spettacolare, un vestitino veramente carino per le uscite estive. Adesso lo proviamo insieme subito. Vogliamo parlare della meraviglia di questo vestito? È spettacolare, è veramente spettacolare, lo sto adorando, guardate qua che bello, non posso aggiungere altro, è proprio bellissimo. Poi questi dettagli sulla schiena sono veramente fantastici, il davanti perfetto, perché qui sotto non c'è molto da nascondere, e quindi questo dà un po' di volume e allo stesso tempo rende l'outfit perfetto, non c'è bisogno di reggiseno, e quindi è il vestito estivo
per eccellenza. Adesso non vedo l'ora che ci sia anche l'occasione per indossarlo, perché è veramente meraviglioso. Lo sto adorando. È tutto per oggi, fatemi sapere qual è il vostro pezzo preferito tra tutti. Questo ovviamente è il mio, questo vestitino mi dà proprio le vibe giuste e non vedo l'ora che ci sia l'occasione giusta per indossarlo. Mi spiace non poterlo indossare oggi perché fa ancora troppo freddo, però l'estate è comunque alle porte e ci sarà presto un'occasione per indossarlo. Detto ciò, io vi saluto, vi mando un mega abbraccio gigantesco e ci vediamo sabato prossimo con un nuovo video, ma fino ad allora prendetevi cura di voi. Ciao!